Il primario Alberto Albani, nonché responsabile delle maxi emergenze della Regione Abruzzo, parla sulle pagine del quotidiano Il Centro di rischio per la nostra regione di entrare dopo le feste in zona gialla, ma fornisce tuttavia anche tutti i rimedi possibili per evitarlo, tant'è che le terapie intensive sono vicine al limite del 10%, ieri superati 400 positivi ed altri 5 casi scovati di variante Omicron in Abruzzo. Insomma, bisogna che tutti e tre i parametri fissati per il cambio di colore siano rispettati: posti letto occupati in area medica, nelle terapie intensive, oltre all'incidenza dei contagi settimanali 50 ogni 100.000 abitanti. C'è da precisare che per entrare in zona gialla bisogna superare tutte e tre le soglie contemporaneamente e per un bianco Natale, soprattutto un dopo Natale, molto dipende da noi, concorda il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale di Pescara. Secondo me può essere evitato e non è detto che entreremo in zona gialla. Certamente che se ci comportiamo tutti quanti male nel periodo natalizio magari ci si entrerà, però voglio dire, non è la prima volta e probabilmente se dovesse capitare non sarà nemmeno l'ultimo, perché questa è una delle tante battaglie. Avremo a che fare ancora per molto tempo con questo virus. Tutto dipende da noi. Io sono ottimista, io penso che per Natale e anche dopo probabilmente non si entrerà in zona gialla. Insomma, bisogna stare attenti perché siamo al limite, diciamo così, quindi non bisogna abbassare la guardia. La guardia non bisogna mai abbassarla, così come non bisogna abbassarla nemmeno d'estate. Cioè, ci troviamo a dover superare, sperando di vincere, tutta una serie di battaglie che stanno componendo una guerra tra l'essere umano e l'ennesima epidemia, pandemia di un microorganismo, così come ce ne sono state causate un microorganismo, così come ce ne sono state tante. E adesso abbiamo i mezzi sicuramente più importanti, il vaccino in particolare, per contrastare le infezioni causate dai microorganismi. E bisogna sempre stare attenti. Adesso è un periodo in cui bisogna forse stare, anzi no forse, bisogna stare sicuramente più attenti, perché siamo in una fase per natalizia, la gente va in giro per shopping, c'è più facilità di incontrarsi, e bisogna stare attenti, e quindi limitare gli incontri all'interno e stare attenti anche all'aperto, perché insomma è piacevole interloquire con degli amici, anche magari passeggiando, però bisogna stare attenti, mantenere la mascherina e il distanziamento sociale. Cioè, se noi tutti quanti ci comportiamo bene, probabilmente passeremo un Natale sereno, senza grossi assilli. Un'ultima domanda: le varianti Omicron, sono state riscontrate alcuni casi in Abruzzo, preoccupa? Quello che ha detto Anthony Fauci, lo pensavo una settimana fa, ha detto prima di preoccuparsi seriamente di Omicron bisogna aspettare 2-3 settimane. Gli ultimi giorni emergono dei dati che ci fanno pensare che Omicron sia più infettante e che riesca a bucare di più i vaccini. Però dei dati sicuri non ve ne sono.